Al grido di vergogna, vergogna, protesta questa mattina di alcuni cittadini che si sono incatenati dinanzi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara al fianco del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari per manifestare contro le condizioni del presidio di pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Sì, perché è una situazione infernale, pronto soccorso scoppia, ogni giorno ricevo centinaia di telefonate di persone che non ce la fanno più, persone parcheggiate da 3 giorni in attesa in pronto soccorso, 3 giorni d'attesa, voi potete immaginare cosa, perché tutto questo? Mancano i medici, mancano almeno 10 medici in pronto soccorso. Io ringrazio il personale medico, infermieristico e operatori sociosanitari, perché non è la colpa loro, è la colpa di una programmazione politica errata e sbagliata della sanità. Servirebbero nuovi medici, quindi incentivi per il personale medico, personale sanitario in pronto soccorso, utilizzare l'istituto del precetto, ma soprattutto non depotenziare più gli ospedali minori. Hanno soppresso qualche giorno fa un reparto, la UOS di anestesia dell'ospedale di Penne. Se si depotenziano gli ospedali minori, Penne e Popoli, e si depotenzia la medicina territoriale, inevitabilmente i cittadini ad imbuto entrano tutti nel pronto soccorso di Pescara, nell'ospedale di Pescara, che scoppia e non ce la fa più. Quindi è una programmazione sanitaria errata. Siccome la sanità, gli ospedali dipendono dalla regione, e regione purtroppo non comando io, non governo io, i cittadini non hanno messo a me a governare, io sto in opposizione, non ho potere decisionale, ci sono loro, quindi chiediamo le dimissioni del presidente della regione e dell'assessore regionale alla sanità, perché evidentemente, a mio avviso, non stanno facendo bene il loro lavoro, quindi è una critica politica fortissima nei confronti loro. Mi auguro che ci ascolteranno e faranno presto, perché i cittadini non ce la fanno più. I cittadini non hanno nascosto la loro preoccupazione e la loro indignazione. Noi vogliamo la dignità del cittadino, vogliamo la tutela della sanità pubblica, quindi vogliamo più interesse pubblico verso noi cittadini. Siamo stufi di questi disservizi che abbiamo, siamo stufi, vogliamo delle risposte concrete da Marsilio, siamo stufi. Il problema è questo, che tutti hanno sottovalutato, che adesso le regioni ricche hanno una sanità e una scuola di serie A. Le regioni più povere hanno una sanità e una scuola di serie B e di serie C.